Ma ora, tutti in classe. Signori sorveglianti, buongiorno. No, pecora. Beh. Maggi, mamma. Buongiorno. Buongiorno. Ah, oh, sedete. Manco questo intero il papa. Buscentella, lei si è già accomodata? Accomodatevi. Prima di iniziare la mattinata scolastica vorrei farvi ascoltare il discorso di fine anno del nostro Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Questo deve essere un incoraggiamento per il vostro esame. La più grande fortuna della mia generazione è stata crescere sotto il governo di Sandro Pertini. Abbiamo imparato cosa vuol dire compassione, integrità e umiltà. Il presidente degli italiani, col suo modo di fare, conquistò tutti, grandi, piccini, personaggi illustri e gente comune. Era sempre presente, nei momenti gioiosi, ma soprattutto in quelli drammatici. L'attentato terroristico alla stazione di Bologna. Non ci sono parole che possano esprimere quello che io sento. Non ci sono parole, signora. Il tragico terremoto dell'Irpinia. Il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi. L'incidente di Vermicino che tolse la vita al povero Alfredino. Pertini c'era sempre e non aveva certo paura di mostrarsi vulnerabile, né tantomeno di denunciare lo stesso governo. Se questi centri di soccorso immediato sono stati istituiti, perché non hanno funzionato? Sandro, più che un presidente, un amico. Un esempio di grande umanità che non dimenticheremo mai. Grazie, presidente. Negli anni Ottanta la modernità approda nelle aule e sempre più di frequente i professori a lezione si avvalgono del piccolo schermo. E quindi a questi giovani che io mi rivolgo adesso. Il preside. Voi rappresentate l'avvenire del popolo italiano. Pertini penso che sia stato un grande uomo, l'ho studiato anche tanto perché la mia scuola era a 1 chilometro dalla sua casa. Non armate la vostra mano, armate invece il vostro animo. Di un grande ideale, di una grande e vigorosa fede. Penso che è giusto. Con le armi, con le mani, sei sempre là, ammazzi ma ti ritrovi là. Giovani che mi ascoltate, noi anziani, uti cursores, consegniamo la bandiera della libertà, della giustizia sociale, della pace, perché voi la portiate sempre più avanti e sempre più in alto. Ma cosa gli da sole c'ha questo? Buscentella, lei conosce questo personaggio, il nostro presidente della Repubblica, Pertini? No. Sandro Pertini è nato nel 1896. Ha combattuto e si è distinto nella Prima Guerra Mondiale. Si è opposto con fermezza al fascismo. Nel 1925 è stato arrestato dal Tribunale Speciale ed è stato condannato. È fuggito in Francia, è ritornato in Italia. È finito in prigione, si è ammalato di tubercolosi e poi è stato spedito al confino. Nel 1943 Pertini viene liberato e lui resta a combattere. Viene arrestato dai nazisti, viene condannato a morte. I partigiani lo salvano. Se lei ha dei diritti, lo deve a uomini come questo. Se lei può ridere davanti al professore, è per uomini come lui. Se lei va a scuola, è grazie a uomini come lui. Se lei è libera, è grazie a donne e a uomini come lui. Ha ancora voglia di ridere? Ma non lo metto in dubbio, non sto a ridere, mi pare. Porti rispetto. Oh, rispettissimo. Il professor Maggi non transige quando si affrontano temi così importanti. E la signorina Buscentella non è la sola a prendere alla leggera la lezione. C'è anche chi, ascoltando la toccante lettera che Pertini scrisse alla madre dal carcere, non ce la fa proprio a stare attento. Mamma, con quale animo hai potuto fare questo? Crispino, va davanti lei. Perché, mamma? Perché? Perché? Qui nella mia cella, di nascosto, ho pianto lacrime di amarezza e di vergogna. Cardamone, se lei ride ancora una volta, va al cancello immediatamente. Ma non ho riso. Ha capito? Ma non ho riso. Sì che ha riso, stia attento. Stavo ridendo. Cosa sta dicendo? Della mamma, ma perché, ma perché? Non si permetta. C'è qualcuno interessato in quest'aula?
Bene. Chi non è interessato, Cardamone, se ne vada. Ma io sono interessato. Via, se ne vada. Non ho fatto niente, non ho fatto. Ciao. Ma quello sta fuori, ma che vuole? Ma se vuoi essere lui vetrini, come se nomina quello. E non so quanti, pure me fa più fresco. E io sono morire di caldo. Francesco ha cominciato nel peggiore dei modi la settimana degli esami.